Buonasera e ben ritrovati al TG2000. Bentornati cari amici. Non si fanno cristiani. In laboratorio il cristiano è parte di un popolo che viene da lontano e che si chiama Chiesa. Nessuno diventa cristiano da sé. Così Papa Francesco nell'udienza generale di questa mattina in Piazza San Pietro, dove si trova Paolo Fucili per raccontarci la giornata del Pontefice. Buonasera Paolo. Siamo. Buonasera a voi e ai nostri telespettatori. Sì, udienza generale stamattina qui in Piazza San Pietro di Papa Francesco, presenti più di 30.000 persone circa. Allora, udienza generale, Papa Francesco ha toccato un tema importante, la Chiesa, l'ultimo ciclo di catechesi, il tema dell'appartenere alla Chiesa. Allora, ci sono tanti cristiani che dicono credo in Dio, dice Francesco, ma la Chiesa non mi interessa. Questa è una tentazione pericolosa, dannosa, dice Francesco. Nessuno diventa cristiano da sé, appunto, il cristiano è parte di un popolo che viene da lontano. E qui c'è stato un grazie personale, ricordando anche una figura così della propria giovinezza, a quelle persone, appunto sacerdoti, parroci, catechisti, suore, che appunto introducono le persone alla fede nella Chiesa e appunto inserendo le persone nella Chiesa, trasmettendo questo senso di appartenenza alla Chiesa. Ma c'è la cronaca di Cristiana Caricato che ci spiega tutto. Io ricordo tanto sempre il volto della suora che mi ha insegnato il catechismo. E sempre mi viene, è in cielo sicuro perché è una santa donna, ma io la ricordo sempre e rendo grazie a Dio per questa suora. Così Papa Francesco parla della donna che lo ha introdotto ai misteri della fede. Un ricordo personale per spiegare ai 33.000 che sfidano il caldo afoso e il cielo grigio di Roma, per ascoltare la catechesi del Pontefice, l'appartenenza al popolo di Dio. Un tema caldo per Francesco, vitale per dirsi cristiani. Appartengo alla Chiesa, spiega il Papa, è il cognome di ogni cristiano che viene abbracciato dalla storia e la fede di tutti coloro che lo hanno preceduto. Nessuno diventa cristiano da sé. È chiaro questo? Nessuno diventa cristiano da sé. Non si fanno cristiani in laboratorio. Il cristiano è parte di un popolo che viene da lontano. Il cristiano appartiene a un popolo che si chiama Chiesa. E questa Chiesa lo fa cristiano giorno del battesimo, si capisce? E poi nel percorso della catechesi e tante cose. Ecco allora l'importanza di parroci, preti, suore, catechisti che trasmettono la fede e insegnano a far parte di una comunità. Nella Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire: io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Non si può avere un rapporto personale diretto con Cristo al di fuori della comunione e della mediazione della Chiesa, puntualizza il Papa. La tentazione di far tutto da soli è pericolosa. Per quanto costi fatica, non si può amare Dio senza amare i fratelli. E un'altra notizia di oggi, Papa Francesco ha sposato una campagna internazionale in difesa degli albini africani, le persone affette da albinismo, questa patologia che produce una pelle bianchissima e disturbi anche alla pelle e alla vista, e persone spesso vittime di violenze, vengono persino uccise perché in base a credenze fondate sull'ignoranza, credenze superstiziose. Allora il Papa concretamente ha registrato in audio un piccolo brano di un libro scritto da Cristiano Gentili, che promuove questa campagna. L'intento è realizzare con tante altre voci un audiolibro. Questa appunto è la campagna così in favore di questa causa così importante, a cui Francesco ha dato il suo contributo. Da San Pietro è tutto. Grazie Paolo, andiamo avanti col telegiornale. Non ce l'ha fatta Ciro Esposito, il tifoso del Napoli ferito la sera della finale di Coppa Italia-Roma. Dopo 50 giorni di agonia il ragazzo è morto nel capoluogo campano. Oggi è stata una giornata di lutto cittadino. Massimiliano Niccoli.
Alla fine non ce l'ha fatta. Ciro Esposito, il tifoso del Napoli, ferito gravemente poco prima della finale di Coppa Italia a Roma fra gli azzurri e la Fiorentina, è morto questa mattina nel suo letto dell'ospedale Gemelli, dove era in agonia da 50 giorni. Nessuno faccia violenza in nome del nostro Ciro, dicono in coro i familiari, nel tentativo di fermare qualsiasi reazione da parte dei tifosi partenopei. Un atteggiamento di assoluto buonsenso che giunge nel giorno in cui l'inchiesta subisce un'accelerazione. Sono proprio i parenti della giovane vittima a raccontare, secondo quanto accertato dai PM Capitolini, che durante la lunga degenza, mostrando le foto di Daniele De Santis apparse sui giornali, Ciro avrebbe risposto in un momento di lucidità: mi ha sparato lui. E mentre le indagini proseguono, da Napoli si leva la voce dell'arcivescovo della città, il cardinale Crescenzio Sepe. La giustizia deve fare il suo corso, perché non c'è più legalità che quella della giustizia, ma nello stesso tempo un appello a tutti a non farsi prendere da un momento di emozione, eccetera, per innescare poi delle bombe di violenza che potrebbero procurare tanti altri morti. I funerali con rito evangelico si svolgeranno venerdì a Scampia in piazza Grandi Eventi, come confermato dal PM Albamonte, e la camera ardente sarà allestita all'auditorium sempre di Scampia dal comune di Napoli. Nel nome di Ciro mai più violenza, così la mamma di Ciro in un'intervista a TG2000 raccolta da Giuseppe Caporaso. Il video integrale di questa intervista sarà trasmesso nel nostro approfondimento questa sera alle 20.30. Vediamo. Ciro è stato sparato per un atto di violenza. Questo non deve accadere più, assolutamente. Nessuno più deve pagare e nessuno più deve soffrire per una cosa bella come il calcio, la cosa che Ciro amava, assolutamente. Un appello che io faccio con tutto il mio cuore ai ragazzi che amano il calcio: basta violenza. Ragazzi, alzate gli striscioni, applaudete, battete le mani e fate i cori, ma violenza basta, assolutamente, soprattutto nel nome di Ciro. Io ve lo vieto. Voi su questa vicenda volete chiarezza, è la cosa che chiedete con forza, proprio per tutelare il nome di Ciro. Certamente chiarezza, giustizia, affinché la persona che ha sbagliato nei confronti di mio figlio possa pagare legalmente quello che ha fatto. Moralmente non lo potrà mai fare, perché il Signore ha colto il fiore più bello della mia casa, della mia famiglia. E io gliel'ho donato con tutto il cuore, anche perché Ciro ha pregato tanto il Signore in questi giorni, quindi io sono convinta che mio figlio adesso sta con lui, però non tutti hanno la fede che ho io. A Scampia, voi siete legati a questo quartiere che è spesso nel mirino della cronaca, ma in realtà siete una famiglia per bene e Ciro lavorava onestamente. È possibile lavorare onestamente anche in un quartiere di Scampia? Può essere un esempio per tanti giovani? Certamente, deve essere e lo è un esempio, perché noi siamo persone legali, lavoriamo legalmente e i miei figli sono cresciuti a Scampia, orgogliosi di essere di Scampia. Qualche volta io dicevo: ragazzi, andate via, andate a vivere, non so, a Milano, a Firenze, facevano loro: mamma, perché noi dobbiamo andare via? La nostra città e soprattutto il nostro quartiere. E ci ha portato alta la bandiera di Scampia come tanti altri ragazzi. Un po' meno le istituzioni nei vostri confronti, siete un po', non dico arrabbiati, ma amareggiati di questo? Un po' amareggiati, ma non importa. L'importante è che le persone vere, le persone care, quelle che ci sono state attorno in questi giorni, ci hanno dato tanto tanto amore e tanto affetto. Tre morti e altrettanti feriti in un incidente stradale sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Le vittime erano braccianti stagionali impiegati nei campi della piana di Gioia Tauro. Vediamo allora insieme il servizio. Si erano svegliati prima dell'alba, come sempre. Ad uno degli incroci della piana di Gioia Tauro avevano aspettato il furgone bianco che doveva portarli a lavorare nei campi, a Pizzo. Il posto di caporale alla guida era di una donna di 42 anni. Forse ha avuto un colpo di sonno se il doblò nei pressi di Sant'Onofrio, sulla Salerno-Reggio Calabria, è andato a finire contro il guardrail, senza nemmeno una frenata. Sono morte due braccianti rumene e lei, Rosa Sgro, che le trasportava. Qua ci troviamo di fronte a lavoratori che per moltissimi giorni all'anno si spostavano per minimo 50 km all'andata e minimo 50 km al ritorno. Fare queste strade che dalle nostre parti non sono un granché, magari con mezzi che non erano all'ottimo delle condizioni.
Altri 3 rumeni sono feriti, una madre col figlio e la nuora, che andavano insieme a raccogliere ortaggi e frutta sul terreno di un imprenditore agricolo, che adesso vuole pagare i funerali e il ritorno in Romania delle 2 donne che lavoravano per lui. Queste persone arrivarono lì dalla piana, quindi nella zona di Rosarno, in quella zona là, è fortissimo questo fenomeno. Quando noi parliamo del 90% non sbagliamo. Gli ispettori del lavoro, quando arrivano in un'azienda, purtroppo, sanno che lì colpiranno. Il caporalato è una forma diffusissima che non ci sono le condizioni per essere debellata se non ci sarà un'azione sinergica, forze di polizia e forze ispettive che fermano i lavoratori lì da dove partono. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria dell'Aquila hanno eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti imprenditori operanti nella ricostruzione post-terremoto per i reati a vario titolo di estorsione aggravata dal metodo mafioso e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Secondo gli inquirenti, per massimizzare i profitti nei milionari appalti della cosiddetta ricostruzione privata, i 7 imprenditori coinvolti si rivolgevano alla Camorra, in particolare al clan dei Casalesi, per farsi procurare maestranze a basso prezzo. E adesso la politica, con l'incontro fra il Premier Matteo Renzi e alcuni rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Al centro del colloquio, trasmesso in streaming, la riforma della legge elettorale. Allora vediamo com'è andata nel servizio di Augusto Cantelmi. È il marzo 2013 quando per la prima volta una consultazione per la formazione del governo si svolge in diretta streaming, ma per l'allora presidente incaricato Pierluigi Bersani l'incontro con i capigruppo pentastellati di Camera e Senato, Lombardi e Crimi, si rivela un fallimento totale. Nel vertice successivo invece se la cava decisamente meglio Enrico Letta, mentre nel febbraio scorso va in scena il durissimo faccia a faccia tra Grillo e Renzi. Io non voglio, scusa. No, però questo non è il trailer del tuo show, Beppe. No, non è uno show. Non so se sei in difficoltà sulla prevendita. Ma vorrei che prima tu ascoltassi. Se sei in difficoltà sulla prevendita, sì, ti diamo una mi mano. Mi dai una mano, dai. Questo non è Sanremo. Ti mando degli omaggio. Questa volta invece nel vertice sulla legge elettorale, con la presenza a sorpresa del Premier Renzi, si è finalmente parlato e discusso, le posizioni restano distanti, ma qualche punto d'intesa è possibile trovarlo. Lo spirito è sicuramente di responsabilità, sentiamo una grande responsabilità verso questi cittadini che hanno portato avanti questa legge, vogliamo a tutti i costi che questa legge elettorale possa entrare nell'ordinamento giuridico del Paese, ma sappiamo di non poterlo fare da soli, e quindi quello che chiediamo è un confronto con voi che siete la prima forza politica di maggioranza. Noi vi chiediamo formalmente di accettare o meno, di farci sapere se accettate o meno il rapporto tra governabilità, primo o secondo turno che sia, e certezza. Secondo punto, chiediamo che per rispetto ai cittadini noi diciamo mai più inciuci e mai più larghe intese. Da una parte il Partito Democratico spinge per la governabilità attraverso il doppio turno previsto nella legge elettorale, il cosiddetto Italicum, mentre per i pentastellati è fondamentale l'introduzione delle preferenze, ma sul tavolo di possibili nuovi incontri dopo il disgelo di oggi anche il tema riforma del Senato. All'Italia ed Etihad Airways confermano di aver trovato un accordo sui termini e le condizioni dell'operazione con la quale Etihad Airways acquisirà una partecipazione azionaria del 49% in Alitalia. L'annuncio ufficiale, molto atteso da giorni, è stato dato in una nota congiunta delle due compagnie. E adesso una buona notizia per i genitori dei bambini affetti da autismo. L'INPS ha deciso lo stop alle visite mediche di controllo per i minori ai quali è stata riconosciuta questa patologia. Questo per evitare ripetuti disagi ai bambini e alle loro famiglie. Vediamo. È una disposizione che dovrebbe semplificare la vita a chi tutti i giorni è costretto a confrontarsi con l'autismo. La circolare dell'INPS prevede infatti che i malati di età inferiore ai 18 anni non siano più costretti a sottoporsi a inutili visite fotocopia a distanza di pochi anni l'una dall'altra. È il primo elemento di un provvedimento che suscita insieme apprezzamento e perplessità nei genitori di bambini e ragazzi affetti da autismo. Il vantaggio è senz'altro che una famiglia che già ha un
problema così doloroso come gestire un soggetto con la sindrome autistica non sia costretta a portarlo periodicamente a far valutare. Dall'autismo non si guarisce, una persona una volta diagnosticato l'autismo, autistico sarà tutta la vita. L'importante è proprio che non si continui a considerare gli autistici soltanto bambini, quindi anche dopo i 18 anni l'INPS deve pensare che esistono autistici e vanno seguiti gli autistici. Anche le principali associazioni hanno accolto con qualche riserva la circolare dell'INPS, apprezzando la semplificazione ma sottolineando la necessità di una legge specifica sull'autismo. Questa legge deve dare diagnosi precoce entro 18 mesi, lo dico, un'assistenza specializzata nel corso della scuola, quindi un inserimento anche nella vita lavorativa per quanto possibile di un soggetto autistico seguita da personale altamente specializzato, non si improvvisa il trattamento di un autistico. La possibilità che le famiglie abbiano la possibilità di progettare, finché ancora sono lucidi i genitori, un dopo di noi per i propri figli, perché nessuno si pone questo problema, nessuno ha il coraggio di farsi questa domanda, anche perché istituzionalmente nessuno sa rispondere alla domanda: che farà mio figlio quando io non sarò più con lui? Un'alleanza fra tutti i soggetti che si occupano di adozioni, famiglie, associazioni, tribunali dei minori, servizi sociali, psicologi e governo per snellire le pratiche e rendere più facile il percorso verso l'adozione e l'affido. Oggi un vero e proprio percorso a ostacoli. La proposta arriva dall'ufficio famiglia della CEI. Giorgio Schiavoni. Niente banca dati, niente adozioni. Ci sono 1900 bambini in Italia che attendono di essere adottati ma che non trovano una famiglia in grado di accoglierli per via della mancanza di una banca dati nazionale. Al momento, infatti, affidamenti e adozioni vengono fatti solo su base provinciale. Per una famiglia del nord, ad esempio, è impossibile sapere ed eventualmente adottare un bambino che al momento si trova in una comunità del sud e viceversa. Una famiglia che si apre all'adozione rischia di iniziare un percorso cieco. Nel senso che è come se non potesse creare un vero e proprio itinerario e talvolta c'è la visione visuale ridotta soltanto a quello specifico territorio. L'Italia è il secondo paese al mondo per numero di adozioni ed ha oltre 31.000 coppie disposte ad adottare, ma la procedura è un vero e proprio percorso a ostacoli concepito per non disturbare la pubblica amministrazione più che per tutelare i bambini che cercano l'amore di un padre e di una madre. Per questo la CEI chiede adozioni più semplici e si propone come polo che unisca i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo decisionale. Un vero tavolo di lavoro tra tutti i soggetti che intercorrono, pensiamo alle parti sociali, pensiamo ai tribunali, alle famiglie, al gran lavoro delle associazioni, insomma in qualche modo un vero accompagnamento pastorale che preceda e segua il campo e l'itinerario difficoltoso dell'affido e dell'adozione. Daniel Ouani, il marito di Meriam, è molto preoccupato e chiede l'intervento dell'Italia per sbloccare con il governo sudanese la situazione della moglie, la donna cristiana, 26enne, in stato di fermo a Khartoum e interrogata dalla polizia. Ricordiamo che Meriam era stata rilasciata lunedì dopo l'annullamento della condanna a morte per apostasia e nuovamente fermata l'indomani. Il suo avvocato Mohammad Mustafa intanto ha spiegato che la donna viene interrogata per verificare l'autenticità del documento rilasciatole dalle autorità del Sud Sudan. E parliamo adesso di eutanasia, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha sospeso la sentenza del Consiglio di Stato francese che autorizzava l'interruzione delle cure per il tetraplegico Vincent Lambert richiesta dalla moglie dell'uomo. Tutto questo per esaminare il ricorso presentato dai genitori. Pierluigi Vido. Vincent Lambert è vivo. Nella sua fragilità estrema è vivo. Non è un malato terminale, ma ha necessità di essere idratato e alimentato. Ha lesioni cerebrali gravi e irreversibili lasciategli dall'incidente in moto di 6 anni fa. Eppure, secondo Pierre e Viviane, i suoi genitori, una volta ha pianto. Per questo i familiari lo vogliono tenere in vita. Non così la pensa Rachel, la moglie di Vincent, che sta chiedendo la sospensione delle cure in quanto accanimento terapeutico, in forza della legge Leonetti sul fine vita, delle perizie mediche e dell'ostilità a rimanere in stato vegetativo che, lei riferisce, Vincent avrebbe espresso quando era in buona salute. Da qui è partita la guerra delle carte bollate con i tribunali francesi che prima danno ragione a Pierre e Viviane, ma ieri la pronuncia in ultima istanza del Consiglio di Stato autorizza i sanitari a sospendere ogni trattamento. Passano poche ore e arriva la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo e chiede a Parigi di attendere per avere il tempo di esaminare il caso. Un caso assimilabile alle condizioni in cui versano altri 1700 francesi che rischiano di trovarsi in balia di una condanna a morte per fame e sete. Associazioni laiche e cristiane, come pure Philippe Posso di Borgo,
il tetraplegico, la cui storia ha ispirato il film Quasi Amici, che ha commosso la Francia e il mondo, hanno manifestato vicinanza ai genitori di Vincent perché prevalgano le ragioni della vita di un uomo, che pure con ogni debolezza resta una presenza capace di interpellare le coscienze. È morto a 98 anni un attore amatissimo, Elijah Wallach, protagonista di tanti western di Sergio Leone, con una carriera ricchissima nel cinema e nella televisione, una carriera lunga quasi 60 anni, come ci racconta Fabio Falzone. È stato prima di tutto questo il brutto nel fortunato film di Sergio Leone Il buono, il brutto e il cattivo, che proprio in questi giorni torna in sala in versione restaurata. Ma Eli Wallach, 98 anni, una carriera lunga quasi 60, non è stato solo questo. Soprannominato il re di Brooklyn, quartiere dove nacque nel 1915, di religione ebraica, chi avrebbe potuto immaginare che si sarebbe trasformato in uno dei più convincenti banditi messicani della storia del cinema? Eppure è andata così. Sergio Leone lo scelse dopo averlo visto nei Magnifici 7. Soldato durante la Seconda Guerra Mondiale, sviluppò la passione per la recitazione proprio sotto le armi. Ma forse non tutti sanno che Wallach, per interpretare quella galleria di personaggi che lui stesso amava definire banditi, la e molestatori, ha frequentato l'Actors Studio di Strasberg. Tanti film, ma non solo western. Baby Doll con Carol Baker era il cattivo che la seduceva, Gli Spostati con Marilyn, favoloso e decadente affresco diretto da John Huston, ma anche tanti western in Italia con Duccio Tessari e Corbucci, Bud Spencer e Terence Hill. E come Ulisse gli piaceva molto viaggiare. Attore meticoloso, la leggenda narra che abbia rischiato l'infarto mentre correva trafelato in mezzo alle lapidi in questa sequenza al cimitero e che abbia quasi perso l'uso delle corde vocali per un errore di un tecnico che aveva messo in una bottiglia acido al posto di acqua. Ha lavorato fin quasi a 90 anni in film come Il Padrino parte terza, di Coppola e L'ultimo Wall Street. Voi siete il mio asso nella manica, come si dice. Sposato da sempre con la stessa donna, non ha mai perso l'ironia. Risarcito con un Oscar tardivo nel 2010, alla notizia, come ci mostrano queste immagini, non ha potuto fare a meno di simulare un infarto, ma ha poi aggiunto: lavoro da sempre, ho lavorato una vita, cos'altro potrei fare? Ed è il momento del nostro approfondimento, del nostro TG Post. Questa sera andiamo a Lampedusa, un'isola di cui purtroppo si parla sempre per le tragedie delle immigrazioni. Il nostro Sergio Canellis invece ce la fa vedere come raccontano gli occhi dei suoi abitanti. Grazie, arrivederci. A domani.